Adesso, Rebecca, noi verremo da te, però per me è veramente un grandissimo piacere, è un onore avere qui quella che è stata definita da tutti la Lady Bestseller, la Leonessa di Sicilia, la scrittrice Stefania Auci. Io ho il libro e quindi le posso chiedere gentilmente una dedica in diretta, grazie. Grazie a voi. Mentre mi fa la dedica, grazie per essere qui. Beh, intanto vi dico, 650.000 copie vendute in Italia, tradotto in 32 lingue, diritti acquisiti per la realizzazione di una serie TV, autrice del seguito di questa affascinante saga, L'Inverno dei Leoni, e quindi dopo anche un altro autografo perché ce l'abbiamo qua. Allora, è vero che oggi possiamo dire che se dovessimo aprire quella scatola di tonno lo dobbiamo proprio a Vincenzo Florio? Sì, in realtà la famiglia Florio rappresenta uno degli esempi virtuosi non soltanto della produttività, non soltanto dell'industria e dell'ingegno, ma soprattutto di una Sicilia che ha avuto modo di provare letteralmente sul campo cosa significa essere una vera realtà produttiva e di farlo nella maniera più forte possibile, quindi non soltanto investendo sul tonno, come hai detto tu giustamente, quindi con questa conservazione tramite le latte sigillate con il tonno coperto in olio, ma anche per esempio attraverso la Navigazione Generale Italiana, che rappresenta la prima vera grande compagnia capace di rivaleggiare con le principali società europee, francesi, austriache o inglesi. Quindi esponenti di una alta borghesia produttiva capace di creare ricchezza e lavoro. Tra l'altro, se dovessimo parlare della famiglia Provo Florio, dobbiamo fare un salto molto indietro, perché loro sono originari calabresi. Esatto. E poi dopo il terremoto si trasferirono in Sicilia. Esattamente. In realtà la famiglia Florio era stata pesantemente segnata da tutta una serie di terremoti ed è soltanto nel 1799 che finalmente due dei fratelli, Paolo e Ignazio, scelgono di trasferirsi a Palermo, dove già avevano una piccola aromateria, un piccolo fondo per la vendita di spezie fondamentalmente. Ricordiamo, le spezie in realtà servivano per tantissimi scopi, non soltanto scopi alimentari, ma soprattutto per scopi curativi, per la bellezza, quindi anche un tipo di realtà e un concept produttivo che è molto diverso rispetto a quello che noi oggi possiamo immaginare. Perché ha voluto indagare, ha voluto fare anche questo salto indietro e capire anche la Sicilia da questo punto di vista, da un altro aspetto? Ma perché secondo me la Sicilia se lo merita, se lo deve. A parte che io sono trapanese, vivo a Palermo, ma sono trapanese, e il mio territorio è pesantemente, fortemente impregnato da quella che è stata l'esperienza professionale e umana della famiglia Florio, a cominciare da Favignana, continuare con Marsala. Anche le saline, per molto tempo le saline avevano anche un rapporto diretto con la famiglia, poiché il sale veniva utilizzato per esempio per la salagione del pesce che veniva pescato quando non era attiva l'attività della tonnara. L'attività della tonnara, che ricordiamolo, era in realtà abbastanza ristretta nel tempo, parliamo della primavera, maggio, massimo giugno, a seconda del pescato, a seconda anche delle correnti. E in questo caso mi è piaciuto anche raccontare un tipo di attività produttiva che in realtà oggi non esiste più, sia per l'impoverimento purtroppo dei banchi di tonno, sia anche perché questo tipo di pesca, che pure era profondamente rispettosa dell'ecosistema, adesso è stata cancellata da altri tipi di pesca. Tutta la costa siciliana era tutta piena di tonnare. Allora, ne voglio approfittare, in questo caso la chiamo professoressa, anche perché lei è anche professoressa, e proprio sulla stampa lei scrive: il boss, raccontatemi ai ragazzi, non chiamatelo Primo La Rossa, sbagliamo la narrazione di Messina Denaro, è uno stragista, non diabolico, i cortei servono a poco, dobbiamo insegnare ai giovani che un criminale non è mai libero. Allora, dopo quello che è accaduto proprio in queste settimane con l'arresto di Matteo Messina Denaro, come hanno risposto i suoi alunni? Io non parlerei solo dei miei alunni, io parlerei in generale di tutta una generazione di ragazzi che finalmente risponde al lavoro capillare che è stato fatto nelle scuole. Parlo soprattutto delle scuole sia di Palermo che anche di Trapani, dove i famosi progetti di legalità si sono associati a un profondo cambiamento, a un profondo sentire che ha trasformato
il modo in cui anche questi stessi ragazzi sono stati in grado di recepire, seppure ci sono delle sacche, delle micro sacche di resistenza legate a un tipo di mentalità che purtroppo insiste nel territorio ed è innegabile. È anche altrettanto vero che bisogna fare un plauso ai tanti, tantissimi insegnanti che hanno lavorato sul territorio in maniera concreta. Penso per esempio a scuole medie come la Giuliana Saladino dello Sperone, dove davvero è stato portato avanti un profondo rinnovamento. Penso alle scuole come la mia, appunto, o anche le scuole di Trapani, dove sia nei licei, nel liceo classico, sia anche negli istituti tecnici si è davvero pensato e lavorato per dimostrare ai ragazzi che il corteo del 23 maggio non è soltanto un'occasione per marcare visita, per non andare a scuola, ma rappresenta il frutto di un cammino, di una evoluzione profonda. E questi ragazzi l'hanno dimostrato. Lo hanno dimostrato i ragazzi di Castelvetrano, lo hanno dimostrato i ragazzi di Campobello nel momento in cui sono andati in piazza e hanno festeggiato l'arresto. Che bello. Allora, prima di concludere, Stefania, vorrei chiedere, ma che cosa, qual è il prossimo lavoro, il prossimo progetto su cui sta lavorando? No comment. Un no. Siculo no comment. Ecco, non lo possiamo dire, no. però ci sta lavorando, questo lo possiamo dire. Sì. Ecco che bello, grazie Stefania Ausi, grazie per essere stata con noi. Grazie. Ma la cosa però interessante e bella anche qual è? Che noi siamo stati in Sicilia con appunti di viaggio. Lei stava raccontando anche l'importanza, ad esempio, anche delle spezie, perché era anche la porta d'ingresso per l'Europa delle spezie. Grande successo.